Prepariamo insieme i fiori di zucchina fritti in pastella, con una pastella senza lievito e senza uova. Per preparare i fiori di zucca fritti in pastella, per prima cosa pulite con molta delicatezza i fiori di zucca, rimuovendo il pistillo interno. Lavateli delicatamente con un panno carta umido. Quindi preparate la pastella, versate in una ciotola la farina, il sale, lo zucchero e l'acqua frizzante gelata. Aggiungete acqua frizzante fredda fino a quando non otterrete una pastella liscia e non troppo densa. Mescolate bene e trasferite in frigorifero. Unite qualche cubetto di ghiaccio alla pastella. Lo shock termico renderà la pastella croccante e asciutta. Quindi eliminate parte del gambo, intingete i fiori di zucchina nella pastella e friggete in olio caldo. In questo caso io ho fritto i fiori di zucca vuoti, però potreste anche farcirli con mozzarella e acciughe. Girate di tanto in tanto i fiori di zucca e quando saranno ben cotti e croccanti li scolate e li trasferite su carta assorbente. Nel frattempo, siccome mi era avanzata della pastella, ho affettato una zucchina sottile sottile. Ho unito la pastella, un po' di prezzemolo tritato, ho mescolato e ho fritto a cucchiaiate queste frittelle di zucchine. Per renderle più gustose potreste aggiungervi del parmigiano grattugiato o dei salumi. Procedete con la cottura delle frittelle di zucchine, rigirandole di tanto in tanto. Quando saranno ben cotte e croccanti, le alzate. Le trasferite su carta assorbente. Ed ecco qui le zucchine fritte in pastella, croccantissime. Non sono zucchine, sono fiori di zucca. E le frittelle di zucchina. Sentite come sono croccanti? E poi dimenticatevi della dieta come ho fatto io e assaggiate. E ciao a tutti!